Un'altra buona abitudine da fare quando si entra in casa è togliersi i vestiti e le scarpe indossati fuori. Non solo per una questione di igiene e di comodità, ma anche per proiettarci mentalmente in un altro stato mentale, per lasciarci alle spalle le fatiche della giornata e dedicarci finalmente a noi e alla nostra famiglia. Tolte le scarpe e i vestiti indossati fuori, indossiamo invece degli abiti comodi da tenere in casa o la tuta e le nostre scarpe da ginnastica per dedicarci a un po' di attività fisica, che sia una corsa, un corso in palestra o anche semplicemente solo una passeggiata. O in alternativa possiamo anche fare un'attività comodamente da casa nostra, come dello yoga o un corso online di workout. In questo modo programmiamo, cioè sappiamo che questo è il nostro momento della giornata dedicato non solo al nostro benessere fisico, ma anche mentale. Perché l'attività fisica, più o meno intensa che sia, a seconda del nostro stato fisico, ma anche della nostra indole, fa sì che possiamo sciogliere le tensioni della giornata e scaricare l'adrenalina e lo stress accumulato. Ci sono anche altre attività che possiamo fare per rilassarci e staccare la mente, come per esempio delle attività manuali o creative. Possiamo fare un puzzle, per esempio, possiamo colorare un mandala, dare l'acqua alle piante, eliminare le foglie secche, accendiamo magari delle candele, degli incensi, ascoltiamo della buona musica e creiamo un'atmosfera serena e rilassante.